Lunedì 24 giugno, presso San Giovanni Resort a Saluzzo, ex convento San Giovanni di epoca medievale, il prosciutto crudo di Cuneo viene presentato ufficialmente. Tramite il consorzio, che ne tutela la promozione e la produzione, che rischiava di scomparire, il prosciutto crudo di Cuneo riesce ad ottenere la registrazione definitiva della denominazione di origine protetta da parte dell'Unione Europea, con una conseguente apertura ai mercati esteri ed in particolare agli Stati Uniti. Questo momento rappresenta un'opportunità per i produttori per un rilancio delle industrie del cuneese e dell'economia del settore. Una delle potenzialità di questo prodotto è la produzione a filiera corta, la più breve in tutta Italia, di prosciutti DOP, che permette un maggior controllo di qualità sul prodotto finale. Un prodotto che punta tutto sulla cura nella sua produzione, dalle carni all'attento uso del sale alle condizioni climatiche favorevoli per la sua asciugatura. Possiamo quindi affermare con certezza che questo prosciutto rappresenta un'eccellenza del cibo made in Italy. Quello che mancava dopo i formaggi e i vini, la salumeria ha preso così piede col prosciutto crudo di Cuneo. Penso che il paniere dell'alimentazione della zona si completa in modo molto importante. Nella provincia di Cuneo si allevano oltre 1 milione di suini, ci sono dei grandi allevamenti con delle produzioni, con produzioni molto importanti, con alimentazioni eccetera legate molto al territorio.